Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video, come ben vedete, ci sono campioni e rocche di filati. Come ben avete capito, noi oggi parleremo di filati in rocca e vediamo un po' come scegliere il filato adatto e a cosa lo possiamo utilizzare. Ho iniziato questo video già non so quante volte, ma se inizio a parlare dei filati, poi non mi ferma più nessuno. Quindi se è troppo lungo, diventa troppo lungo, vi chiedo scusa, ma spero di darvi informazioni utili per chi me le ha chieste, sia in privato che sotto i miei tutorial, come sceglierlo, come capire quanto che ferro è adatto e che cos'è una descrizione della rocca in sito. Io, come sapete già, acquisto i filati da Woolland Cashmere e loro hanno la sezione sul sito stock filati, dove ci sono diverse tipologie di filati. E troverete la sezione filati misti, filati grossi, cashmere e tutto il resto. Il filato in rocca, devo dire subito, non è solo una tipologia di filato. Noi possiamo trovarlo sia in cotone, come questo qui presente, è un cotone lino e paillette, che io lo adoro. Per chi l'ha visto, io ho realizzato un vestitino con il bianco e un altro con il rosa. Veramente, per l'estate è molto molto bello, lavorato da solo. Qua sarebbe un filato misto, no? Fa parte della categoria dei cotoni, filati estivi, chiamiamolo così. Oppure si potrebbero trovare filati sempre in rocca, cotone puro, cotone grosso, cotone fine e tutto il resto. Il cashmere puro, cashmere misto, filati sintetici, filati misto sintetico con fibre naturali. Quindi questa spero che abbiamo capito che in rocca non vuol dire trovare solo un tipo di filato. Ogni rocca, se voi entrate in qualsiasi sito che vende rocche, no? Troverete, cliccando sulla rocca stessa, la descrizione. Sotto la foto di ogni rocca descrizione troverete un nome, che è il nome dato al filato stesso, un titolo, che parleremo cosa vuol dire titolo della rocca, e dopodiché vi dà la composizione di questo filato. Poi ci sarebbe anche il prezzo. Di solito, chi vende filati in rocca hanno il prezzo al chilo, perché, come dice il titolo, stock filati sono rimanenze da un stock. Ci sono quelli che ritirano dei stock e li rivendono, e ci sono quelli che lavorano gli stessi filati, avanzandoli li vendono così. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho trovato questa rocca, no? E c'è scritto disponibilità un pezzo, e se a me serve 1 chilo, e lì c'è scritto disponibilità un pezzo 600 grammi, vuol dire che sono la quantità del filato è solo quello. Bene, questo per generalizzare un po' cosa vuol dire filati in rocca e perché io ho scelto, io l'ho già detto, io ho scelto di lavorare con i filati in rocca proprio perché per me personalmente è più vantaggioso. Siccome scelgo il filato con cura quando devo lavorarlo, se c'è una rocca da 1 chilo, per esempio, a me non servirebbe subito 1 chilo di quel filato. Valuto per bene se io lo userei non solo in un progetto, in diversi progetti, e dopodiché lo acquisto. Se è un filato moda,
per dire, mi farei 2 o 3 volte la stessa domanda se io lo voglio veramente comprare quella rocca lì. Di solito la rocca presente o le rocche presenti non le dividono, la vendono così come c'è nella descrizione. Quindi anche se a me servirebbero solo 300 grammi di quel filato, certo, chiederei prima al centro assistenza, al rivenditore, se mi potrebbe vendere solo 100 grammi, 200, 300, visto che non mi serve tutto. Perché se io so che acquisto, mettiamo questo filato, è un filato moda, ok? Mettiamo che io questo... mi piace, ok? La composizione magari non mi accontenta, poi vi dirò il perché. Faccio le valutazioni per me stessa, se io lo lavorerei veramente oppure starà lì solo per bellezza. E ve lo dico subito, visto che l'ho preso in mano, guardate un attimo, questo è un filato moda che è di composizioni è proprio... Per me, tanto quanto è bello e io lo adoro, la combinazione che hanno fatto, non mi convince tanto la composizione. E il perché, ve lo dico subito, questo filato contiene solo 9% lana, tutto il resto, non è che è sintetico, adesso vi dirò la composizione, questo filato è a... 9, si chiama Brillo Paillette, io l'ho preso da Woolen Cashmere, penso che ne abbia ancora una tonalità di questo, e cammello scuro, questo è il mio, mi sa che ne abbia un'altra rocca di un altro colore. 9% lana, 32% acrilico, 46 pl, non so che cos'è. 10% PA e 3% viscosa. Ecco, è veramente, questo sarà forse poliestere, non saprei, penso di sì. Ecco, come ben sapete, chi mi conosce e mi segue bene, io questa tipologia di filato non lo indosserei mai a pelle, anche se questo diciamo che non è un filato che va... comprato per fare qualcosa che va al contatto col corpo proprio. Io non lo uso, dopo ognuno per conto suo. Invece, ho perso il filo. La bellezza è veramente, veramente mi piace da morire. Se qua sarebbe stato lana cashmere e viscosa, sarebbe stato già tutta un'altra cosa, ma così di viscosa, poi tra l'altro solo 3%, veramente pochissimo, pochissimo. Lui come filato è morbido, è abbastanza piacevole ed è bello. Io continuerò a dirlo, è veramente bello. Vorrei fare una stola che va sopra la giacca, magari, o una coprigiacca. Adesso io l'ho preso perché veramente la combinazione fatta mi piace. Vi dico, per chi non ha problemi con il sintetico, tranquillamente potete comprarlo perché non costa neanche tanto ed è bello, c'è niente da dire. Bene, o perché a me mi è piaciuto tanto questa colorazione, o vabbè, passiamo oltre perché non è di questo il video. Io vi dico che vedete, questo è sempre un filato in rocca e sempre lo potete trovare sia sul sito dove lo compro io che in altri siti dove vendono i filati in rocca, e ce ne sono alcuni che hanno veramente dei filati belli.
gli stessi o anche altri. La differenza magari ci sta in alcune con il prezzo, quindi prima di acquistare faccio i miei conti e decido dove prendere, perché di solito cerco qualità-prezzo. Questo è stato un impulso e non mi pento, perché vi dico, non costa tanto, non è proprio brutto, qualcosa saprò fare. Bene, dopo andiamo a parlare di quello che le domande che mi sono state fatte del filato, come lavorarlo, che filato si lavora a mano e che filato si lavora a macchina. Bene, qui devo dire che ogni filato, qualsiasi filato, lo potete lavorare sia a mano che con la macchina da maglieria oppure con l'uncinetto. Tutto dipende dallo spessore e qui interviene il titolo filato. Il titolo filato è dato seguendo certe indicazioni. Nel sito dove compro io c'hanno il blog dove c'è scritto tutto dei filati, no? Lì nel blog troverete anche i calcoli che adesso noi andremo a farle in breve, vi faccio vedere velocemente per capire più o meno con che ferro lavorarlo e poi trovate le informazioni di come curare il vostro filato, come lavarlo. Bene, partendo dalla cura dei filati, vi devo dire che i filati in oca normalmente sono tutti trattati, hanno il trattamento, anche questo che è un lino e cotone. Io dopo averlo lavato non è che si apre più di tanto, si ammorbidisce perché le si toglie il trattamento che è tipo una cera per farlo si tenere attaccato, perché se io devo lavorarlo a macchina questo filato, non posso lavorarlo già rigonfiato perché c'è la possibilità che si impiglia nei aghetti. Con i ferri è più facile perché con i ferri ci vedi ogni punto fatto, quindi si impiglia, si va a sistemare. Io devo dirvi che lavoro solo con i ferri e con l'uncinetto. Preferisco i filati lavarli dopo aver concluso il mio lavoro perché il filato scorre più veloce sul ferro e non mi infastidisce il peletto. Come ben sappiamo, il cashmere quando si gonfia fa uscire fuori il pelo puffoso di questa fibra qua. E io quando lo lavoro così come si presenta. Voi dopo averlo lavorato, io poi vi faccio, siccome lo sto lavorando adesso, vi faccio vedere rispetto al campione come si presenta il vostro lavoro, ma abbiamo già visto più o meno questa cosa nell'altro video. Questo era per il video in sé, è più per raccontarvi un po' i filati in oca, come li potete trovare, le grossezze, un po' perché io lo preferisco ai gomitoli e come sapete lo preferisco perché lavorando in top down, ma anche lavorandolo a pezzi, piuttosto faccio un pannello del dietro del mio lavoro che non abbia nessun nodo, perché nei gomitoli sappiamo che il filato è da 50 o da 100 grammi, quindi per un pannello magari non mi bastano 50 grammi, me ne servono 200 oppure 100, e io devo attaccare ogni gomitolo e a me questa cosa non piace. Certo, per comodità sono più comodi i gomitoli. Guardate, questo l'ho fatto da una rocca, ok? E ho comprato, dopo farò un video dove farò vedere gli accessori che si possono essere utili nel lavoro a maglia e parlerò un po' di quello che uso io, perché ho avuto spesso delle domande dei marcapunti dove le acquisto, i ferri, diverse attrezzature
attrezzi, li chiamo io. Uno dei miei ultimi acquisti è la macchina per fare i gomitoli. Quindi, se a me serve di raddoppiare il filo, io uso quella macchina. Bene, per iniziare con il titolo dei filati, noi andremo a vedere un po' lo spessore, perché il titolo riguarda lo spessore del filato che lo comprate. E prendiamo per esempio, io prenderei, guardate, questo filo qua, che è molto molto fine, però è peloso. Questo è un baby alpaca con 63%, 3% lana e 30% poliamidi. La poliamide. Il poliamide è il filo che mantiene il pelo, perché baby alpaca è un pelo praticamente, raramente va attorcigliato, è perché se lo attorcigliano non si gonfiano in questo modo. Bene, questo filo qua, così come potete lavorarlo in 2-3 capi per far uscire su un maglione molto grosso e molto caldo, così si può lavorare in un unico filo. E guardate, io ho lavorato qua col ferro numero 5, ok? E adesso l'ho lavato, gli serve la pettinatura, ma di questo sarà un video a parte, per il mohair e come tratto, come curo io i capi già pronti. Vedete che sembra che il pelo non c'è. Ecco, qui interviene un'altra cosa: se io dovrei lavorarlo più spesso oppure in due capi più stretto, il mio lavoro un po' si infiltrisce. A chi piace quell'effetto, quindi ben venga. Invece, se io vorrei qualcosa di molto leggero, molto aerato, io lo lavorerò così, farò un maglioncino con questo filato come quello che c'ho in mohair e lavorerò con ferri numero 5 e un unico filo. Ecco, al massimo le aggiungerei un filo di lurex. Ecco, detto questo, novità sul sito dove compro io il Lurex. In roca, diversi colori, mi raccomando, entrate, vedete che vi innamorate. Io adesso ho ordinato un Lurex azzurro che mi sta arrivando ed è veramente bello. E anche qua, magari non in tutto il lavoro, però parte del lavoro aggiungerei una fibra di lurex, oppure andrei a se voglio un maglioncino più caldo, un cardigan, io aggiungerei un filo di cashmere, un filo o due, dipende dallo spessore. Quello che non posso dire, per esempio, ecco, di questo filato, questo è un cashmere 100%. Con il titolo c'avevo la rocca prima, 218, guardate, è fine, e quindi io questo non lo potrò mai lavorare sul ferro numero 5, ok? Perché è fine rispetto a questa lavorazione. Io questo, se diciamo ho trovato questo colore che mi piace, ma non c'è la grossezza che a me conviene, cosa faccio? Compro la rocca, magari chiedo al fornitore, al venditore di arrotolarmela in due pezzi o in tre pezzi. Adesso io vi farei vedere che dovrei averlo, vi farei vedere questo campione lavorato con il numero 3,5 in due capi. E andiamo a vedere quello che parlavo prima del trattamento che il filato ce l'ha quando ci arrivano le rocche a casa. Guardate la differenza del filo prima di lavare e dopo. Io lascio sempre i codini nei campioni in modo che so in quanti capi l'ho lavorato, così è più facile per me vederlo subito. Questo filo da solo si potrebbe lavorare con un 2,5, invece con il 3 già diventerebbe un lavoro molto più
rilassato, chiamiamolo così. Quindi la cosa bella delle rocche e dello spessore di fiasso dei filati è che li possiamo abbinare come più ci piace. Qui io ho abbinato, cioè non ho abbinato, l'ho praticamente raddoppiato, ok? Quello che ho fatto, per esempio, guardate, questo è un abbinamento dello stesso filato del cashmere, no? E questo io l'ho acquistato già fatto così. Qui l'hanno abbinato loro, ok? Che nella filato in rocca si trova due fibre azzurre e una bianca. E già io l'ho lavorato con 3,5 senza raddoppiarlo, senza niente tribolata, ok? E il mio lavoro, dopo che l'ho lavato, no, non si nota che c'è la fibra che è doppia. È quello che voglio dire. Quindi, se voi trovate delle fibre che vi piacciono, il colore nello spessore troppo sottile, non avete paura di andare a raddoppiare le fibre oppure combinarle tra di loro. Così come troviamo queste finezze, noi possiamo trovare ancora più fine. Qui è una lavorazione fatta con il ferro del 2,5, ok? E è molto molto fine, è un lungo lavoro da fare, ma per dire, non so quanto si vede in camera, ok? È finissima, è lunga, però veramente uscirebbe un lavoro molto molto bello. E io questo adesso vediamo che ce l'avevo anche, eccolo qua, la stessa finezza, guardate, 2,5, ma ditemi che non è bella, è veramente una cosa che io adoro. E questo, guardate il filato, ups, è andato giù, giù, giù. Ok, andiamo, guardate un attimo, la fibra dopo il lavato e la fibra prima di essere lavata. È praticamente doppia. Quindi in questo caso non vale più la regola che vi dicevo prima, che io quando scelgo un filato e i ferri per il filato da lavorare, in gomitolo per esempio vado e appoggio il ferro vicino. Facciamo una cosa, se prendo, guardate, questo qua, diciamo che è il mio gomitolo. Io cosa faccio? Appoggio il ferro vicino al filo e in questo caso deduco che il numero 3 per questo filato è più che adatto, anzi questo è un numero 3. Io qui prenderei un 3,5, diciamo, se sarebbe un filato in gomitolo, proprio perché dal gomitolo di solito i filati già sono lavati, sono sistemati, gonfiate, perché hanno il loro trattamento che lo si fa al gomitolo, quello che non si fa al filato in rocca, non so come si chiama, soffiato, lo soffiano, lo ossigenano. E il filato, dopo lavato, ossigenato, si gonfia. Invece in rocca io questa manovra non la posso più fare, perché se vado a appoggiare, guardate, il ferro numero 220, 275, se non sbaglio questo, sì, 275, io questo filato tranquillamente lo posso lavorare con 250, 275. Se io appoggio così, è una differenza enorme, enorme, ma proprio perché questo filato ha il trattamento addosso. Quando lo si lava, no? Quando noi laviamo il filato, la fibra si raddoppia praticamente, ok? E diventa più vicina al ferro questo è 2,75. Io qui ho lavorato con 2,50. Invece, se io dovrei metterlo doppio, io lo lavorerei con 3 senza problemi e uscirebbe un lavoro meraviglioso. Bene, questo è uno dei miei preferiti, anche come colore, come morbidezza, è un 218 articolo Himalaya.
puro cashmere. Un altro spessori, poi guardate questo per esempio, adesso ve lo faccio vedere, è un 2,15 e andiamo a vedere il paragone tra il 2,18 ed ecco a voi il 2,15 sul rosso. Vedete? 2,15 è più grosso del 2,18. Guardate un attimo, è veramente si vede la differenza a occhio libero. Adesso io cerco il campione, vi faccio vedere anche il campione di questo rosso qua che ho lavorato sempre con 2,50. Vediamo un attimo, eccolo qui il mio filato rosso. Questo, vabbè, questa è una composizione e questa è un'altra. Questo bianco panna è cashmere, invece questo rosso è un misto, 70 cashmere e 30 lana. Ma il titolo, quando gli si dà la rocca, il filato, non dipende dalla composizione, i titoli vanno dati nella stessa maniera. Quindi voi troverete qua è 2,15 e qua è 2,18. Ok, se io vado a fare il paragone tra il filato in rocca e il filato rosso e bianco, la differenza si vede a occhio libero. Questo già è più liscio ed è fine, è più fine, e invece l'altro è più grosso. La stessa cosa noi possiamo notarla nel campione. Le fibre sono diventate quasi uguali, però anche qua a occhio libero potete notare che il rosso è più gonfio del bianco. Ecco, bene, e così via con i titoli, diciamo così, perché se io dovrei cominciare a parlare dei titoli, ce n'è da parlare e ce ne sono tanti. La cosa che io vi voglio dire è che, guardate un attimo, non i filati fantasia, perché così li chiamo io, questo è un boucle, no? È un boucle nero. Io in questo caso, vediamo se facciamo così, l'ho abbinato a un filo 2,14, penso, a uno di, no, 2,18, a un 2,18 l'ho abbinato con questo boucle. Vi devo dire che il filato diventa spesso, è molto caldo. Questo boucle è un altro cashmere, no? È cashmere con seta e abbinato a un filo di cashmere puro, e il mio lavoro diventa spesso, quasi non trasparente, ed è lavorato con numero 4 di ferro. E andiamo a vedere lo stesso boucle, la stessa composizione lavorata con solo un filo. Ecco, dopo lavato questo filato, anche qui notiamo che cambia aspetto. Guardate come diventa dopo lavaggio e com'è prima. Si apre di più. Questi fantasia esce ancora di più fuori. Ecco, e quello che volevo far vedere la differenza è queste, come chiamarle, le striature, i boccoli riempiono i buchi vuoti, no? A dire la verità piace così, in questo bianco panna a me piace senza nessun filo di cashmere. Al massimo, se io ho lana, voi potete abbinare quello che volete. Al massimo, se io dovrei abbinarle qualcosa, li farei burdi con un filato tipo
questo bianco. Ecco, se noi andiamo a fare, vedete, se io andrei a fare il maglioncino così, magari il bordino del maglione lo farei con un filato liscio. Ma di questo ne parleremo ancora, di questo filato. Qui, ecco, ho fatto una striscia dove gli ho abbinato un altro filo di cotone, qua, questo con paillette, e basta, penso, no? Guardate qui, invece qua, ho abbinato anche un filo di... Dove l'ho messo? Non si nota. Un filo di cashmere, ma molto più fine. Vedete, anche dopo il lavaggio lui è molto fine, quasi invisibile. Ecco, anche questo bianco, perché nero mi pare che non ci sia più nel sito, ma se voi lo trovate da un'altra parte, è un bouclé con 80x5 cashmere, 15% seta, perché queste boccoli sono lavorate su seta, ok? Non è il cashmere solito filato a fibra lunga. Il nero mi pare che non ci sia, ma di panna ce n'era forse ancora una rocca, se non sbaglio. Voi date un'occhiata, fate i vostri calcoli e i vostri conteggi, cercate, vi dico un'altra volta, bouclé 85 cashmere 15 seta GT, e se vi piace vi invito a vedere e fare la vostra scelta. Io farò un maglioncino così, top down, che faremo il tutorial con questo, perché veramente è uno spettacolo. Ecco, per quello che volevo dire, che i filati in rocca sono di diverse forme e diversi spessori, non solo il filato pregiato, proprio quello costosissimo trovato in rocca. Anche se lì io, se faccio i due conti, non è così costoso come il svantaggio del filato in rocca, e magari che a volte non possiamo comprare tanto quanto ci serve, come facciamo con i gomitoli. Credetemi che anche io a volte, adesso no perché ne ho abbastanza filato in casa, ma a volte compravo un gomitolo perché mi serviva proprio poco poco poco, e non vale la pena. Se a me servirebbe fare una striscia, andare a comprare una rocca intera, eccola. Invece qua, guardate, è un cotone che è veramente bellissimo, e non vi dico neanche perché non ce n'è più. E andiamo a vedere questo campione, che l'avete visto nel tutorial. Questo punto è sempre un cashmere che è veramente strepitoso, una finezza così, e io lo lavoro, non lavorerò mai in un filo, perché non finirei mai un lavoro, non lo concluderei forse neanche in un anno. E questo è il vantaggio del filato in rocca, che voi potete prendere qualsiasi tipo di spessore e raddoppiarlo, triplicarlo e così via. Un'altra cosa è di combinare, come chiamo io, sposare i filati. Guardate, adesso vi faccio vedere. Guarda, qui io, diciamo così, ho sposato le paillette con il bouclé. Peccato che c'è la differenza del colore, anche se non sbala tanto quando sono lavorati insieme. E qui se era appena più fine, io farei un lavoro tutto così, perché si sposano a meraviglia. Queste paillette qua, anche loro coprono i buchi. Io qua magari dovrei lavorare con un ferro più grosso per riuscire a far vedere quelle ombre di lucido del cotone dentro la lavorazione. Invece così, secondo me, non vale la pena, perché non si nota neanche, e dà spessore. Come qua, lo stesso
bouclé, io l'ho sposato con un'altra fibra di quelle paillettes ed è una meraviglia. Ecco, questo che è uno dei vantaggi che noi abbiamo nei filati. Così come ho lavorato, per esempio, la lana, si è trovato la lana beige e il cashmere beige fine, io le ho combinato tra di loro e il lavoro mi è uscito molto bene. Andiamo a vedere anche un'altra coniugazione dei filati. Guardate, un bouclé, il bouclé. Adesso vi faccio vedere che ho fatto diverse prove. Guardate, questo è un bouclé. Adesso andiamo a vedere. Il bouclé che l'ho trovato, penso lo trovate ancora, l'ho preso un po' di tempo fa, è 79% alpaca, 21% poliamide, ok? E la finezza di questo filo mi permetterebbe di fare un maglioncino ma con doppio filo. Quello che ho notato, guardate, questo è un campione lavato e qui ho abbinato diverse fibre. Qua è un cashmere diverso che non si combinava qua, e il rosa stesso su, è la stessa combinazione, ma qui è dopo il lavaggio. Qui voglio dire che ho lavorato con il 3 e guardate, dopo il lavato lui si infeltrisce praticamente, quello che non succede, non succederà, penso, quando io andrò a lavare questo campione. Qui ho messo invece il ferro numero 4, lavoro la maglia molto larga e secondo me comunque a prescindere di tutto ci andrebbe un 4,5, perché queste boccoli dopo anche loro si gonfiano, quindi hanno bisogno di spazio. Questo ve lo devo dire. Il filato in rocca, specialmente la lana e il cashmere, non dovete mai lavorarlo stretto stretto. Come faccio esempio, guardate qua, questo l'ho lavorato talmente stretto che ho fatto tante prove di lavaggio, quasi si è infeltrito, perché il ferro non è adatto. Noi al lavoro, alla fibra, dobbiamo lavorarla libera, che abbia spazio di aprirsi nella lavorazione. Ci dispiacerebbe fare un maglione e ottenere questo effetto. Anche se vi devo dire che ad alcune lo lavorano apposta in questa maniera per infeltrirlo, in modo che la lavorazione rimane più rigida, quel stile lì largo e il maglione che rimane un po' così fermo, non si onda sul nostro corpo. Ecco qua, questo detto, e le grossezze, le finezze. Questo ve l'ho fatto già vedere. Vedete, il bouclé da solo sarebbe un po' più faticoso lavorarlo in un filo solo. Invece io qua ho abbinato un 2,18, questo è 2,18, sì, 2,18 con un filo di bouclé, e sto ottenendo questo effetto. Anche qua ci starebbe sempre una lavorazione leggera, puffosa, nuvolosa, come la chiamo io, per avere qualcosa che dà anche sensazione visiva, praticamente già di leggerezza e fine. Questo è il mio in grande, quello che vi volevo dire. Mi è stato chiesto se il filato in rocca o il cashmere può essere lavorato con l'uncinetto. Certamente sì, assolutamente sì. Io ho fatto qui la prova con diversi uncinetti, vedete che si vede, i punti non li ho cambiati, ma il mio campione si è allargato, perché proprio la, scusate, si
si cambia l'uncinetto. Vedete qua è un uncinetto molto fine, lavorato stretto e così. Io già l'ho lavato un paio di volte, voglio capire se si infiltrisce questo filato mai o no. Lui si apre la fibra pazzescamente, ma è ancora bello così. Proprio il filato dipende dal filato che lo scegliamo e come fare. Quello che dovete tener conto è che il cashmere, per esempio, non tiene tanto l'elastico. Voi, se volete che queste coste qua siano più elastiche o si lavorano più strette, oppure si combina con una lana. Per esempio, il merino è molto più elastico. E se io dovrei tirare fuori tutti i campioni ora, guardate, anche questo qua è sempre un 2,14, lavorato in doppio capo con un ferro più piccolo. Vedete, ha l'elasticità è diversa, ma dipende anche dalla lavorazione. Guardate le coste non rimangono come rimangono nel merino, vedete? Cioè proprio si aprono e rimangono così. Più lo tiri, più lo indossi, si sa che l'elasticità del cashmere non è come un merino o un filo, una fibra che contiene del sintetico, proprio il poliamide che si mette nei filati per dare sì che forma. Quindi il filato ritornerebbe alle origini. Ops, adesso vi farò vedere, qua c'è un campione che, vedete, è un campione dal gomitolo, lavorato in cashmere merino e cashmere con merino e seta. Sì, vedete, lavorato, lui ritorna e ritorna sempre al suo posto, non rimane allargato così, ecco. Questo lo vediamo anche comunque anche dalla fibra, come si presenta. Guardate, se io lo tiro, lo vedo che lui sembra che si spinge come una molla. Quello che non succede qui non c'è nessuna molla. È appena, 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 ma proprio, ecco. Ok, detto questo, vi farei vedere un altro filato in rocca che lo conoscete già, di una grossezza già predisposta a essere lavorata con i ferri senza essere attorcigliato. Oppure, guardate, questo è sempre un filato in rocca, è un cashmere molto grosso che si lavora con 5-6 di ferro. Potete trovare anche questi titoli qua. E la combinazione, come già detto, la combinazione vi la potete fare così come volete. Io adesso vi ho fatto già vedere quello che ho sposato io tra di loro, chiamiamo così. Guardate, anche questo è un filato in rocca veramente grosso si lavora con i ferri molto grossi. E noi adesso, così, così, piano piano, passiamo verso il capire cosa, che filato usare. Vedete, io qua penso che vi ho fatto vedere tutto. Volevo farvi vedere la differenza, che adesso mi perdo tra i campioni. Questo è la differenza. Un attimo, ok, trovato. Questo è il mio amato biancore, come tutti lo sapete, e questo è sempre lo stesso filato. Un corsair, perché il biancore è come nome al colore dato, e questo sempre un corsair di diversi colori. Ora, io qui ho lavorato con i ferri numero 3, questo filato in un solo capo, e io
sono contentissima, certo potrei lavorarlo anche su 3,5 a maglia rasata senza nessun dubbio e mi uscirebbe comunque un bellissimo lavoro. Invece qua passiamo a questo, sempre lo stesso titolo, lo stesso nome, lo stesso filato, la differenza sta nel colore, sempre il corsair, in doppio capo è lavorato con i ferri numero 4. A me personalmente piace di più questa finezza qua, ma mi ispira questa perché il colore che mi ispira di avere qualcosa di più voluminoso. La cosa, avrete già capito che io amo questo filato, vero? La sua morbidezza e tutto il resto. Io adesso vi faccio vedere il corsair in lavorazione, che sembrerebbe che non c'è niente a che fare con questo e questo. Questo, guardate un attimo, è il filato in lavorazione prima di lavaggio. E guardate la differenza, peccato che non sono riuscita a registrare di giorno, la differenza di colore. E qua ritorniamo al discorso trattamento, ok? Voi avete già visto il mio video tutorial sull'altro maglione, questo sarà diverso. La bellezza del filato che io lo adoro. Bene, non è questo il punto è che ognuno sceglie quello che gli piace. Quello che vi volevo far vedere, il mio abbinamento dell'urex nel corsair. È veramente una chicca, dipende poi quello. E qui a fare questo mi è ispirato sia un filato già fatto che l'ho visto da una creativa che lavorava sempre un misto lana con l'urex fine e in più talmente tanto mi è piaciuta questa combinazione, no? Che ho deciso di provare in questo colore metterle l'azzurro chiaro, infatti è una cosa che io amo, ci ho messo un filo, dopo sarà più avanti. Questo filato è un 2.11. Ora, io lo lavoro con i ferri, vedete, grossi. Se io li appoggio così, sono molto grossi rispetto al... Invece se qua già cominciamo a avvicinarci. Ma il punto è che voi dovete lavorare il vostro filato, se lavorate in rocca, ok, che parliamo di rocche solo oggi, seguendo il vostro campione. Io di campione di corsair ne ho parecchie, vedete, in un filo, in due, di costi 1 a 1, costo 2 a 2, legaccio e tutto il resto, anche l'uncinetto. E andiamo a vedere quando ci tengo a precisare questa cosa: quando voi lavorate i filati in rocca non stringete mai il filo stretto sul vostro ferro, perché poi non avrete l'effetto voluminoso ma l'effetto che si infiltrisce, perché comunque dopo il primo lavaggio non è l'apertura decisiva del vostro filato. Il filato vi si presenterà sempre più bello dopo il 2-3 lavaggi. Il vostro filato vi mostrerà una bellezza indescrivibile per me. Dopo voi magari non siete d'accordo con me, però questo è il fatto. Nella scelta in rocca e nella scelta in con più filati, io vi consiglio punte appuntite. Come ben sapete, io lavoro con IAIA Sharp. Io vi consiglio vivamente di scegliere le punte appuntite. Questo è il difetto di spingere, ma pian piano va via, di spingere il filo quando ci si buca fino al sangue.
perché essendo appuntito voi riuscirete a prendere il filo proprio molto bene, non, se lavorate in doppio, triplo, ok, non perderete il filato. Volevo far vedere ancora questo filato, che è un misto cashmere con lana, mi pare 30% cashmere e 70% lana, ma sono colpita dalla regolarità del lavoro. E qui ho lavorato con quattro fibre perché è molto fine, guardate, quattro fili. Si vede anche se lui si è rigonfiato dopo il lavaggio, ma è molto fine comunque. A me ha colpito nudo da quanto è regolare, c'ha elasticità perché appunto contiene lana, mi pare che è merino, è tutta lana merino più il cashmere. Quindi io, se voi avete dubbi, andate sul sito, sui siti che trovate, chiedete comunque informazioni all'assistenza clienti per darvi indicazioni su come scegliere e che filati. E io parlo del sito dove acquisto io, e se vi rivolgete magari a loro, comunque io vi lo consiglio, diciamo così. E chi ha seguito il mio consiglio veramente è abbastanza contento, perché mi hanno scritto, sono contenti dell'assistenza clienti e dei filati che hanno ricevuto e trovato. Anzi, vi invito, chi avete comprato seguendo il mio consiglio, di scrivere nei commenti magari. Io non sono credibile e voi che mi guardate, che avete provato, siete più credibile per quelli che ci scoprono pian piano si va. Ecco, io vedete, mi sono fatto gli appunti, più o meno vedete tutto quello che ho raccontato. Qua vedo che ho scritto anche io sul cashmere, come ben vedete, in maggior parte consiglio maglia rasata perché lui è già bello di sé. E non vale la pena andare a fare punti molto elaborati, o al massimo dei punti semplici e di effetto, come ben avete visto nel campione azzurro che abbiamo fatto le trecce lì particolari, così effetto pizzo, ma è bello. Io, come ben vedete, sono amante della maglia rasata o legaccio, e così. Cura e lavaggio del filato lo facciamo dopo che andiamo a capire questo titolo. Cos'è il titolo? Guardate, noi sulla, per esempio, il corsair, prendiamo questo che è sul tavolo, e il titolo che lo trovate nella rocca è 211. Come ben detto, quando andate sul sito, voi troverete la rocca e guardate, numero. Corsair 211, 100% cashmere, descrizione sinape, il lotto, vabbè, è la data di produzione. Queste descrizioni qua, questa cosa, lo trovate sui siti dove vi fornite voi, oppure se andate da Wool & Cashmere, ok, aprite la schedina sotto e troverete questa indicazione 211. Adesso voi direte: ok, va bene, 211, ma come faccio a capire con che ferro lavorare? Bene, io per prima cosa devo capire per me stessa quanti metri ci stanno in 100 grammi. Io ho fatto il calcolo e guardate, ne ho circa 5,50 in 100 grammi. Come ho fatto questo calcolo? Andiamo a vederlo insieme, così come potete fare con tutti i titoli che trovate. Qua, per esempio, 2,16, 2,11, guardate, 2,18, 2,14, boh, 2,16. Potete trovare diversi titoli, ma come si fa a calcolare si fa questa formula. E qui guardate, 11
Questo qua sarebbe un 11.000. Magari voi lo troverete così, 2,11 per comodità, non riempire il foglio con i 3 zeri, no? 11.000 lo vado a dividere a 2, diviso a 2 per 100. Il risultato che lo ottenete voi vi saranno i metri in 100 grammi. Oppure se volete sapere quanto sta in 400, in 300, qui è importante fare questa 11.000 o qui, guardate, 2,18, cosa faccio? 18 diviso a 2 per 100, no? 18 diviso a 2 fa 9 per 100, mi esce fuori 900 metri in 100 grammi. Ora io vi do l'indicazione dalla mia esperienza, non so se è una regola questa, però quando voi, però funziona, è quello il fatto. Voi questa vi la segnate se decidete di lavorare in rocca e seguire il mio consiglio. Quando avete fatto questo calcolo, io se lo vado per esempio 550, no? Se lo vado a raddoppiare, cosa diventa? In 2 capi, se lo vado a lavorare come faccio io con il maglione, lavorandolo in 2 capi, fa a metà, no? Sarebbe 270 metri in 100 grammi. Spero che mi avete capito. Come, guardate qua, adesso vi faccio vedere, guardate qua, ho lavorato il 2,16 e la formula è questa, no? Ho ottenuto 800 metri, 800 in 100 grammi. Io per arrivare farlo più grosso, cosa vado a fare? Sono andata a metterlo in 2 capi. 2 capi mi risultano poi 400 metri in 100 grammi. Perché faccio io questa lavorazione, questa formula? E il perché? Dovete sapere che il cashmere o il misto cashmere con lana, non parlo di sintetico qua, abbiamo fatto questo calcolo, quando c'è il trattamento, io mi ricordo questo: il filato con metratura da 3,50 metri a 5,50 metri per 100 grammi, io da qui posso lavorarlo dal ferro 3, dal ferro numero 3. Perché? Dal 3 in giù partiamo così, perché più i metri crescono, più il filato è fine. Quindi io questo 800 metri in 100 grammi non posso lavorarlo con i ferri da 3, assolutamente no, dovrei lavorarlo con 2, 2,5. Più i metri salgono, più il ferro diventa più fine. Ma voi, se tenete conto a 3,50 a 5,50 metri, tranquillamente potete lavorarlo con il numero 3. Ecco perché io ho detto del titolo. Questa formula voi la trovate sia sul loro sito, oppure prendete queste indicazioni. Questo ricordatelo. Dalla mia esperienza, guardate, io ne ho fatte, avete visto parecchi campioni in diversi capi e così, e troverete veramente, vi troverete bene. Il 550 con il numero 3 si lavora, che è una meraviglia, e quindi l'hanno già anche provato altre persone che hanno comprato il biancore, mi hanno fatto vedere il loro lavoro, sono veramente strepitose. Bene. Questa è quella che
io ci tengo a dire del titolo. Io vi invito, poi magari metto il blog con il link diretto al blog per leggere e capire di più questi titoli, perché loro sono meglio di me. Io vi dico quello che faccio io da me, per me, la mia esperienza. Quindi vedete, io ho tutti questi calcoli, sono i filati che li ho lavorati, ok? E ho scritto più o meno cosa ho lavorato, quanti metri, così. È importante, quello che io vi consiglio, guidarvi su questa. Io parlo del lavoro fatto a mano, su questa formula qua, e ricordare che tra questa metratura e questa iniziamo a lavorare. Praticamente da questa in giù iniziamo a lavorare con tre più grossi, perché il 3,50 metri in 100 grammi io già lo lavoro con il 3,5, col 4, come per esempio piuma della Cariaggi che abbiamo fatto il maglione grigio, sono 320 metri in 100 grammi. Io lì ho lavorato con 3,5 e 4, e ci stava anche il 5 perché il maglione continua a gonfiare, a tirare fuori tutto il peletto che c'ha dentro. Per lavare i capi in cashmere, misto cashmere, oppure ferrati in seta, così quelli sono più delicati. Io parlo di questi, come togliere il trattamento da questo filato. Praticamente voi avete fatto il lavoro, dovete usare l'acqua con la stessa temperatura, sia l'acqua di lavaggio che il risciacquo. Il vostro capo, il vostro campione, il maglione va in ammollo per minimo minimo 30 minuti con un detersivo adatto alla lana e cashmere. Io vi consiglio Chantecler, che è molto molto utile, e adesso sto aspettando un pacco con detersivi fatti proprio pensati e studiati apposta per il cashmere. Dopo saprò darvi tutte le informazioni se valgono la pena, se no non diciamo niente. Oppure Nuncas, Amo Essere, mi pare, Amo detersivo. Se vi interessa, scrivetemi in privato, io vi scriverò i nomi perché non ce l'ho sotto in mano. Quindi li metto in ammollo con detersivo, li lascio circa 2 ore in ammollo. Cerco di mantenere temperatura ambiente che non sia freddo, non le porto fuori, e poi nel risciacquo mantengo la temperatura. Il cashmere puro, il misto cashmere, va tranquillamente lavato a 30-35 gradi. E dopodiché andiamo a sciacquarle, si può anche un po' calare la temperatura, però non fredda, perché se voi lavate con l'acqua caldissima e sciacquate con l'acqua fredda la lana e il cashmere, avrete un effetto non troppo bello, perché la fibra si restringe indietro, ok? Asciugatura. Io le asciugo così i miei capi, cioè, diciamo, per strizzarli non li strizzo mai così, ma li metto in un salvettone e premo, premo, assorbo, assorbo. Magari cambio il salvettone quando sento che non c'è più acqua che deve sgocciolare, lo stendo su un altro salvettone asciutto in piano e il mio capo si va a asciugare senza spille, senza niente, e si raddrizza senza aver bisogno che di andare a essere stirato. Guardate, questi non sono stati mai stirati, sono proprio lavati e asciutti così, e io sono veramente contenta. Bene, mi sono allungata tanto, lo spero che tirate fuori delle informazioni utili da questo video, perché ci ho provato a parlare veloce, ma anche così non ho detto tutto. Io vi ringrazio per tutto. Se ci sono altre domande, sì, non ho detto delle peluche nella cura e trattamento, ci sono i pettinini per le peluche apposta per lana e cashmere. Se voi digitate in Amazon
pettine per lana e cashmere, vi uscirà fuori un pettinino così. Lo faremo vedere in un video come funziona, perché il cashmere alla lana, se è usata, normale che faccia i peluche, e lo fa qua e sotto le ascelle di solito, dove si sfrega. Cioè, noi diciamo, queste sono due maniche, no? Io i gomiti magari li appoggio, il braccio contro il corpo si sfrega e così si creano le peluche. Non vi spaventate, questo è assolutamente normale, anzi sarebbe anormale se non lo fa. Se sono poche, potete tranquillamente toglierle con la manina e basta. E dopo tutto il vostro lavoro rimane perfetto. Io vi assicuro che se voi mantenete la cura giusta, e vi invito di nuovo a leggere o in internet o il blog da dove compro io il filati, se vi assicuro che se voi mantenete questa cura ai vostri capi in cashmere, ci avete un capo a vita, cashmere misto cashmere. Della seta del cotone, paillette e perline ne parleremo un'altra volta, perché lì c'è un'altra cura, lì ci sono dei detersivi diversi per filati pregiati e capi pregiati, quindi non andiamo al di là. I filati pelosi, prima di iniziare il video top down del maglione bouclé, io farò magari un post in community, vi invito a leggere anche lì perché ogni tanto ci metto delle novità. Vi darò indicazioni o a fine progetto su come curarlo e come mantenerlo puffoso e voluminoso. Bene, qui vi ho detto i ferri che io le consiglio che siano le punte, 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 molto appuntite, e non così ancora va bene, ma a furia di usare questi ferri, non so se si vede, loro si incurvano, uno, e la punta si è arrotondata. Non vi dico che marca è, ma adesso, come adesso, io vi saluto e vi aspetto nel mio prossimo tutorial, che sarà il prossimo, uscirà la treccia nella scuola maglia, e prossimamente arriva il maglione bottom-up, sempre in biancore a due capi. Quanti metri dovete comprare per un maglione? E lì vi dirò, se io sto con questa metratura, con i miei ferri, che io lavoro di solito tra il 3 e il 4, i ferri per i maglioni, a me per una S mi basterebbe entro i 300 grammi, invece per una M abbondante sono sui 350-370 grammi se è lungo e oversize. Quindi, per quello che vi dico, fate questo calcolo: dovete stare in 100 grammi, avere più o meno questa metratura. Tra 3,20, come era questo 3,20, il maglione pesava 360, pesa 360 grammi. E con il biancore la stessa cosa, perché il filato è abbastanza leggero, diciamo così, e si comporta molto bene. Se ci sono altre domande, vi invito di scrivermi sotto nei commenti o di contattarmi in Messenger, in Facebook sul gruppo. Vi invito a iscrivermi al mio gruppo Facebook, Knitting Club Schemi, all'Uncinetto e Amalia. Lascerò sempre il link, e scusate che vi saluto, scusate che mi sono prolungata, e grazie di cuore che siete con me, e spero veramente che il video vi sia stato utile. Ciao ciao, a presto!